una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Oggi la giornata per Juve Stabia Regina è con una partita particolare per un personaggio che qui a Castellammare ha fatto la storia del calcio nell'epoca di Roberto Fiore. Si parla del bomber Vincenzo Donato. Buonasera Vincenzo. Buonasera a te. Ecco, una partita particolare, tu hai il cuore diviso a metà perché sei stato ex di entrambe le squadre, però oggi sei qui per vedere chi? Per vedere una bella partita, al di là del tempo purtroppo che fa un po' freddo e piove qua. Spero che sia la Regina che la Juve Stabia. Vorrei vedere la Juve Stabia che va quest'anno e la Regina che si salva per il momento, perché sono due società, sono due piazze dove a me hanno dato tanto e ho dato qualcosina anch'io. Ecco, hai anticipato un po' tu, partita delicata per entrambe, la Regina perché vuole cullare questo sogno di salvezza per poi magari programmare un chissà un domani più glorioso rispetto a questi ultimi anni che ha un po' mortificato la piazza Amaranto. Juve Stabia che invece ha l'obbligo, dopo la vittoria con la Vibonese, di continuare a credere in questo sogno, soprattutto visto che il Matera ha perso oggi malamente in casa con Siracusa e Lecce e Foggia hanno vinto, quindi non bisogna far scappare Lecce e Foggia, bisogna agguantare questo terzo posto. Io dico che in queste gare così difficili, importanti, le motivazioni cioè arrivano da solo, perché la Regina comunque, siamo chiari e sinceri, si deve salvare, la Juve Stabia deve cercare di andare su, come ho detto poc'anzi, e le motivazioni sono uguali, e vinca il migliore, che dire, spero di vedere una bella partita, è qualcosa di importante, perché poi alla fine sono due popoli che io adoro, a tutti e due i popoli. Ecco, per quanto riguarda il giocatore della Juve Stabia, chi secondo te può assomigliare un po' a Vincenzo Donato? Ricordiamo, Vincenzo Donato era un giocatore che sapeva segnare, ma sapeva anche far segnare, era quello che faceva il lavoro sporco per l'attaccante, quello che prendeva le botte, così possiamo dire. Ma diciamo che quando giocavo io c'era Onorato, Musella, Lunerti, diciamo che io ero quello che davo delle sportellate, diciamo così, e il buon Lunerti andava dentro. Nino, la buon'anima, purtroppo era quello che metteva e finalizzava, era un bel tridente. Sinceramente non so a chi potrebbe somigliare al sottoscritto, mi auguro che, ripeto, si veda qualcosa di bello e di importante stasera. Ecco, in chiusura due pensieri, che risultato ci sarà stasera? Ecco, forse è un po' difficile per te dirlo, ma soprattutto ecco un saluto a questo meraviglioso pubblico di Castellammare che è ancora qui a sostenere i colori della Juve Stabia e che ha dato tanto anche a te, anche se tu eri pagato con le prestazioni in mezzo al campo. Ma il risultato, sinceramente, io direi un punticino a testa personalmente per me, sempre per il discorso che ti ho detto prima. Per quanto riguarda il popolo stabiese, posso dire solo grazie per quante volte mi hanno sannato. Uguale, lo stesso dico ai reggini che stanno giù e a quelli che vengono qua stasera a vedere la partita. Ringrazio anche loro perché sono stati due anni stupendi, perché ho vinto sia qua che a Reggio Calabria, un campionato qua e un campionato lì a Reggio. Come ho perso uno spareggio qua con la Salernitana a San Paolo per andare B, come ho perso uno spareggio per andare in A con la Cremonese con la Regina. Per cui diciamo 50 e 50, un punticino a testa e viva il calcio. Grazie Vincenzo. Grazie a te.